A Fontenuova si respira già l'aria del Natale. Infatti, grandi preparativi per la manifestazione Aspettando il Natale, prima festa della polenta e del vin brûlé, nel prossimo 24, 25 e 26 novembre. Organizzata dall'associazione Obiettivo E20, con il patrocinio del comune di Fontenuova, la cittadina nomentana si vestirà a festa proponendo un ricco calendario di eventi. Si parte venerdì dalle ore 18 alle ore 24, poi sabato dalle ore 18 alle ore 24 e domenica dalle 9 alle 24. Novità di questo 2017, la prima edizione della Sagra della Polenta e del Vin Brûlé. Ad accogliere tutti i partecipanti ci sarà un'ampia struttura al coperto, posta presso la rotonda di uscita della Nomentana Bis a Fontenuova. Tra le proposte gastronomiche, i grandi classici autunnali. La gustosa polenta condita con sugo di salsiccia e costine di maiale e tante altre proposte, tutte succulenti, che conquisteranno anche i palati sopraffini. Il tutto condito da dell'ottimo vin brûlé a completare la ricca proposta gastronomica. Ma saranno varie le proposte che l'associazione Obiettivo E20 metterà a disposizione di tutti i visitatori che si recheranno a Fontenuova, facendo assaporare tutti i sapori e le tradizioni del territorio. Il tutto a chilometro zero. Non solo enogastronomia, ma nei tre giorni di festa presenti un ricco mercatino dell'artigianato, giochi per bambini, e nella giornata di domenica presenti i Super Pigiamini, che allieteranno tutti i piccoli amici dalle ore 10 alle ore 13, il tutto condito da ottima musica, rigorosamente dal vivo, da ascoltare e ballare. L'associazione Obiettivo E20 vi dà appuntamento per il prossimo 24, 25 e 26 novembre a Fontenuova per la manifestazione Aspettando il Natale, prima festa della polenta e del vin brûlé, per vivere tutti insieme tre giorni di festa, allegria e buona cucina.